Benvenuto, il mio nome è Davide Berti e sono un consulente finanziario. Nel video di oggi continuiamo ad approfondire il tema della finanza comportamentale. Nei video passati l'abbiamo introdotta e abbiamo approfondito i bias cognitivi. In questo contenuto parleremo invece delle euristiche decisionali. Per euristiche decisionali si intendono le scorciatoie mentali che la maggior parte degli individui utilizzano per risparmiare energie e tempo durante le scelte dei processi di investimento o comunque di vita. Il primo pensiero potrebbe essere: ma chi è che va a fare una scelta di investimento basandosi su euristiche, di conseguenza affrettando e velocizzando i processi di investimento? La risposta è che sono molte più persone di quanto pensi, anche perché oltretutto, una buona parte di persone affette da euristiche decisionali sono anche affette da bias cognitivi. Per valutare se le euristiche decisionali sono un problema che ti affligge, voglio parlarti delle tre principali: disponibilità, rappresentatività e ancoraggio. Iniziamo parlando dell'euristica della disponibilità. Questo fenomeno è caratterizzato dal fatto che le persone siano tendenti a fare scelte influenzate dai ricordi e dalla frequenza con cui ricevono le informazioni. Infatti, se andiamo a vedere nel mondo degli investimenti, la maggior parte delle persone è attratta da rendimenti a doppia cifra, news con dei titoli particolarmente allettanti, e questo è derivato dal fatto che tra la mole di informazioni che ricevono hanno scelto e visto maggiormente dei dati ricorrenti che gli rimangono in testa e che li mettono nella condizione di ricordarsi prevalentemente quelle situazioni e di conseguenza nel momento in cui dovranno valutare una scelta di investimento saranno influenzate da questi ricordi che saranno più presenti di altri, magari più importanti, e di conseguenza saranno dei driver più rilevanti nella loro scelta di investimento. L'euristica della rappresentatività. In questo caso gli individui sono tendenti a formulare delle probabilità di giudizio in funzione di stereotipi e o situazioni familiari. Questa euristica, ad esempio, porta una buona parte degli investitori che ne soffrono a selezionare un titolo solamente perché è salito molto negli ultimi mesi. Questo evento lo porta a selezionare quel determinato strumento soltanto in funzione di un parametro di giudizio che non è oggettivo e la probabilità con cui questo possa continuare a salire con quel ritmo è ovviamente indipendente dalle metriche di paragone utilizzate dall'investitore. La terza euristica è l'ancoraggio, ovvero la tendenza degli investitori a selezionare determinati titoli soltanto in funzione di poche informazioni che gli sono arrivate e che reputano rilevanti. In questo caso è evidente come la valutazione del titolo sia molto all'acqua di rose e di conseguenza ci sia una probabilità elevata di fare scelte sbagliate. La situazione di ancoraggio porta poi al cosiddetto effetto dotazione, ovvero il fatto che un individuo, una volta acquistato un titolo, ne cambi in modo incredibile il suo valore. Prova a spiegarmi. Fino al giorno prima di comprarlo si era indecisi della sua potenzialità e dei suoi risultati, sia nel breve che nel medio che nel lungo termine. Dal momento in cui invece si è comprato quel titolo, si è convinti che quel titolo possa avere delle potenzialità molto elevate. L'effetto di questa euristica è che la maggior parte degli investitori tende a non valutare oggettivamente i titoli che ha in portafoglio e le proposte di investimento che ha a disposizione, ma tende a valutarle soltanto dal punto di vista emotivo e velocemente in funzione delle poche informazioni che ha reperito, magari online. Mi auguro che anche con la spiegazione delle euristiche decisionali e delle tre casistiche principali e più comuni, tu possa aver compreso come per fare un efficiente investimento sia necessaria a monte una pianificazione dettagliata e oggettiva. È quindi importante riuscire a rendersi conto dei propri limiti cognitivi e cercare di neutralizzarli con dei comportamenti finanziari e pianificatori corretti. Sicuramente il lungo periodo, la diversificazione e la consulenza sono tre armi a disposizione dell'investitore che possono permettergli di ridurre in modo drastico le anomalie cognitive di cui sicuramente soffre. Se anche questo contenuto ti è piaciuto, non dimenticarti di lasciare un like e iscriverti al canale attivando la campanella.
Noi ci vediamo al prossimo video, ti ringrazio per l'attenzione.